Poi ho fatto il gol nella serata anche più importante, no? Il primo gol. Sì, no, no, sono contento, l'ho cercato anche nelle ultime partite che ho fatto, lo desideravo tanto e quindi sono contento, ecco. Stai bene adesso? Sì, no, sicuramente il fatto di aver giocato, di avermi dato continuità mi fa star bene, insomma, poi dopo ci vuole anche un po' un pizzico di fortuna, ecco. Tra l'altro nel primo tempo hai avuto un'occasione col sinistro che è uscita appena appena, hai fatto una cosa bellissima. Sì, Lì avessi tirato un po' più si è bassa. bazzato in gol lì. Ma ti aspettavi un Pescara, cioè non rinunciatario, o siete stati bravi voi a non dargli campo nel Sì, primo no, loro tempo? secondo me sono venuti qua all'arrembaggio, insomma, nel senso hanno cercato di fare la loro partita perché giustamente dovevano provare a vincere. E noi comunque ci siamo fatti trovare pronti. E basta, poi siamo stati bravi a sbloccarlo subito all'inizio del secondo tempo e poi dopo fare il secondo gol, ecco. Potete essere voi la mina vagante dei playoff, sono rimaste 8 squadre adesso. Speriamo, speriamo. No, noi abbiamo le nostre certezze e sicuramente andremo incontro a squadre forti, però noi dobbiamo pensare che possiamo far bene se facciamo le cose che sappiamo fare. Secondo te una vale l'altra oppure per parere? Sicuramente quello che mi viene da pensare è che la Reggiana sicuramente è la squadra, secondo me, più forte delle 8. E basta, insomma. Le altre poi secondo me c'è anche il Padova, come anche il Catanzaro, insomma, sono comunque squadre forti, però sicuramente la Reggiana secondo me ha qualcosa in più, ecco. Però voi la Ferrati c'è, al momento giusto c'è, voi ci siete. Sì, no, no, noi ci siamo, noi dobbiamo fare il meglio possibile perché sono occasioni che non bisogna farsi scappare, dobbiamo cercare di arrivare il più avanti possibile. Il prossimo turno però non avrete più il vantaggio di poter pareggiare 2 partite. Le vinceremo. Sì, sappiamo che abbiamo quello svantaggio lì, ma devi cercare comunque di vincere, non devi cercare di. Anche stasera magari potevi anche pensare di pareggiarla, ma se poi la ragioni così, poi rischi di perderla. Quindi devi fare la tua partita e devi vincere. I tifosi hanno risposto in modo esemplare perché c'era tantissima gente, il Sì, pubblico. no, 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 ci hanno aiutato assolutamente. È una cosa in più, insomma, quindi che vengano anche martedì e che ci diano un ulteriore aiuto, ecco. Questo gol ti riscatta, vi siete l'ultimo gol, se non sbaglio, con il Parma, no? Ancora? Può Sì, essere? in In Coppa Coppa Italia. Italia, sì, in Coppa Italia, no, no, sono contento, ci voleva e insomma, da autostima, quindi insomma, uno la vive. Cioè, quando si sblocca l'attaccante poi vive soprattutto di quello, quindi assist o gol comunque deve essere determinante. Quindi. Poi si vede che stai bene, se non trovi spesso contrasto Sì, no, no, anche. ripeto, sicuramente la condizione la prendi giocando. Nelle ultime partite ho avuto continuità e quindi insomma, pian piano arriverà. Nel arco dei 180 minuti penso che sia ampiamente meritato il passaggio del turno, si è parlato tanto della qualità di questa Ferralpi Salò, però si è vista anche una squadra di grande personalità. Non è la prima volta che eliminate squadre No, di alto beh, livello, tu non c'eri io, gli altri anni, però anche ma nella anche scorsa da quando sono stagione. arrivato, comunque le partite le abbiamo fatte soprattutto con le squadre grandi. Quindi, insomma, evidentemente ci fa scattare quel qualcosa in più che ci mette sull'attenti, non lo so. Ma anche il fatto di giocare con squadre che accettano il Sì, confronto no, per no, voi è certo, meglio. assolutamente, perché a noi piace giocare, se le squadre vengono qua per giocare, giochiamo ad armi pari, insomma, ecco, sicuramente è vero, se trovi una squadra che magari è meno forte, però si chiude tutta dietro, non è sempre facile, non è scontato vincere, quindi tante volte giocare a viso aperto contro un'altra squadra che sa giocare è meglio, ecco.